Allora, dottore, parliamo anche di storie di vita e di fine vita, purtroppo è necessario farlo, quindi il trauma in certo qual modo sia di chi vive insieme ad altre persone, poi queste persone vengono meno per forza, per logica di cose, ma anche chi accudisce, quindi l'OSS e il personale che accudisce queste persone che ha un certo turnover importante. Sì, e lascio l'aneddoto sulle storie di vita successivamente a questo della terminalità, così è anche più leggero. E la terminalità tecnicamente è la fase del fine vita, cioè quindi quando la persona si appresta, cosciente o meno, a morire. C'è molta letteratura sul fine vita, sul morire, sull'apprestarsi. E sul anche la struttura, cioè come la struttura accompagna la morte, l'anziano o la persona in generale. Ecco perché soprattutto l'equipe multidisciplinare e soprattutto l'OSS, che in termini di minutaggio è a contatto diretto con l'ospite, deve essere in grado di interiorizzare, digerire e poi elaborare a tutti gli effetti il lutto, perché non è un lutto solo in termini di distacco, ma è un lutto che accade lì. Cioè, è un lutto che nella sua fenomenologia si manifesta lì, davanti. È pesante È comunque. un lutto pesante. Il Covid l'ha replicato Moltiplicato, sì. ovviamente a livello esponenziale in alcune strutture. E quindi torniamo sul tema della competenza emotiva: significa che oggi io devo salutare fondamentalmente questa persona che si spegne, e il giorno dopo in quel letto arrivano altri familiari a portare un nuovo ospite che io devo accogliere comunque con grande sorriso, con grande accoglienza, con grande responsabilità. Quindi la competenza emotiva dell'operatore sanitario è una grande forza anche d'animo e di impegno, ed è per questo che l'attività di supervisione psicologica che noi dicevamo la volta precedente dovrebbe essere sempre più garantita. Perché? Perché nella supervisione psicologica l'operatore lascia lì, in questo gruppo di lavoro, le sue emozioni negative, i suoi ricordi, perché elaborare il lutto non significa dimenticare. Elaborare il lutto significa lasciare andare la parte che soffre, quindi la parte dolente, e tenere la parte, come dire, restaurata di quel vissuto. Allora, sulle storie di vita, perché all'interno di un RSA poi ci sono i ruoli, e in funzione di come l'ospite è presente o meno, io ho in mente, per dirle, un ospite che faceva il cantante lirico e che la patologia della sua senilità l'ha portato a diventare afono. Quindi capiamo che un ospite afono e un ospite ex cantante lirico afono non è lo stesso ospite. Non è lo stesso ospite perché il suo investimento di una vita si è ridotto. Questo non significa che all'interno dell'RSA potesse fare dei concerti, però non è una cosa strana. Oppure l'ospite che ha fatto l'idraulico per 40 anni. Io ricordo questo ospite idraulico che, quando lui usciva dalla camera, veniva trovato fondamentalmente vicino ai caloriferi a smanettare. Smanettava perché lui si faceva un'idea, anche se aveva una demenza, ma non era fortissima, si faceva un'idea, era attratto da ciò che lui aveva maneggiato per 40 anni. Ecco che allora i laboratori sulle storie di vita, che hanno a che fare anche con la morte, cioè, no, muore una mia competenza, ma di quella competenza io non mi svincolo mai. Allora, la terminalità parla di morte della persona, ma il lutto parla invece di morte di alcune parti nostre che si esauriscono. Ecco, noi quindi dobbiamo ricordare, come operatori del settore, che non sempre, quando noi entriamo in un RSA, si esauriscono tutte queste parti. Alcune si esauriscono, alcune no. E E allora, quindi tenerle vive in qualche e quindi modo, consentire. si possono tenere vive. E allora cito ancora, appunto, di cercare su YouTube quella signora sulla sedia a rotelle, ballerina, ex ballerina, che al sentire una musica che lei ballava sui palcoscenici del mondo, lei inizia ad ondeggiare con grande pace e serenità. Quindi le storie di vita noi dovremmo indagarle. Non è la prima cosa che facciamo, ovviamente, quando un ospite all'interno di un RSA viene accolto, però è una dimensione che assolutamente va valorizzata. Molte RSA la valorizzano, noi la valorizziamo, poi ci sono anche con gli ausili oggi della telefonia, degli iPad, cioè si può fare un'attività di montaggio post-produzione, come direste voi, per avere anche dei prodotti finali che rimandano su questa cosa delle esperienze significative, quindi nascono filmati, video che poi vengono condivisi e
sia all'interno delle RSA sia all'interno dell'azienda stessa che gestisce le RSA. C'era un messaggio che diceva una condivisione da parte di tutto il reparto, da volte di un lutto di una persona che viene a mancare. Sì. Quindi sì, può essere una persona appunto che si è fatta anche ben volere o comunque conoscere nell'ambito di tutto il nucleo. Sì, teniamo conto che il lutto è innanzitutto un lutto che attraversa la struttura, non è mai un lutto singolo. Anche se noi potremmo immaginare in alcune, tendenzialmente tutte le RSA abbiamo la cappella, però, anche perché è prevista da normativa, però abbiamo cappelle magari più curate, alcuni spazi più curati, la camera ardente a volte vicino alla cappella, a volte no. Quindi che cosa succede? Che il lutto, il manifesto stesso viene messo all'interno della bacheca delle RSA, è un evento che ci ricorda il nascere e il morire. Non è mai un lutto singolo, non è mai un lutto della famiglia. Quindi noi quando vediamo degli operatori sanitari o anche solo il gruppo degli host, dobbiamo avere in mente che queste persone vivono una tematica di luttuosità. Anche perché poi, aggiungo una cosa, c'è anche il lutto anticipato. C'è il lutto anticipato, che è quello che fa la famiglia. Cioè quando la famiglia si rassegna e porta l'ospite, il familiare in RSA, inizia a elaborare il suo lutto, perché una parte di quel genitore per loro è già morto e lo racconta spesso anche nelle psicoterapie individuali, il lutto anticipato o il lutto anticipatorio. Cioè, quindi, perché al di là del distacco, è forse dovuto al fatto che la contingenza del Covid ha impedito di entrare in queste strutture, però dovrebbero essere strutture in qualche modo, come hanno lamentato molti parenti, di più aperte, lasciando perdere adesso questo problema, che però sarebbe risolvibile con anche dei tamponi, in modo da consentire che anche la persona potesse essere portata fuori con una certa facilità. Sono 2 anni che questo non avviene in molte strutture, adesso non so se nelle vostre. Sì, adesso... E questo è il problema, cioè la persona resta lì e le persone non possono andarla a trovare, se non in quegli orari singoli, non può uscire, insomma diventa una specie di, tra virgolette, prigione, quello è il problema. No? Sì, questo sì, devo dire che i familiari, soprattutto quelli che erano molto presenti, mentre lei l'altra volta citava quelli magari il familiare poco presente, il familiare molto presente ha sicuramente sofferto moltissimo, anche perché la telefonata quotidiana della struttura non è sufficiente. E dove c'è? Perché siete bravi, se riuscite a farlo, perché c'è chi lamentava addirittura l'assenza. Tenuto conto che in alcune situazioni, il Friuli è stato risparmiato da questo, però in alcune situazioni, se noi siamo in un'Italia ferma per Covid che colpisce nella prima ondata le RSA e noi abbiamo un congiunto di un RSA, quel telefono che squilla ci fa, come dire, rabbrividire. Ecco che oggi, in realtà con la possibilità di incontrarli, è sempre un incontro molto limitato. Dobbiamo sperare nei prossimi mesi. Sicuramente. Però, come diceva lei, i mesi sono importanti. Sì. Cioè, qua sono 2 anni che, almeno io vedo anche da quelle delle mail che ci arrivano, cioè il tempo è limitatissimo per queste persone, no? E la giornata all'interno dell'RSA in realtà è una giornata lunghissima. Ah, perché lunghissima. È una giornata lunghissima perché gli spazi che loro possono vivere tra di loro sono stati limitati nel tempo. Sono poi riprese le attività di fisioterapia eccetera, però noi pensiamo in un RSA come quando noi siamo accolti in una struttura in cui, per quanto noi siamo considerati una parte attiva, è una parte attiva sempre limitata, per cui ecco perché anche le figure delle associazioni di volontariato, il Covid ha messo alla porta anche le associazioni di volontariato, perché bisognava limitare anche l'ingresso delle persone. In molte strutture invece la cosiddetta AVO o altre forme di associazione. Anche in ospedale stesso. In ospedale stesso, per cui le porto l'esempio del momento del pranzo, dell'assunzione del cibo. In molte RSA al momento del pranzo c'è una grande convivialità. O in alcune strutture abbiamo anche la zona, quella che noi chiamiamo zona ristorante, che è la zona in cui l'ospite può mangiare col suo familiare, che non è però il ristorante o la zona ristoro del nucleo abitativo. Infatti vi sto seguendo con attenzione e vi dico che oltre all'aspetto della morte nelle strutture c'è molta vita, magari con non fisica ma molto affettiva, si diventa tutti amici, si sta bene. Poi la morte è una piccola componente della vita, scrive Graziano. Sì, concordo molto col signor Graziano. La nostra sottolineatura alla terminalità è perché facciamo riferimento alla competenza dell'operatore che deve essere in grado di vivere al meglio, diciamo, quelle situazioni.
emozioni. E gestire la propria emotività. E gestire la propria emotività, perché quando noi parliamo di burnout dell'operatore, in realtà il burnout dell'operatore non è che è stanco di fare quel lavoro, è stanco di fare quel lavoro lì, in quel momento lì, dove le emozioni che vive suscitano ormai quelle che noi chiamiamo perturbazione, fino ad arrivare alla traccia traumatica, per cui all'interno di una struttura sanitaria il singolo operatore deve essere assolutamente molto attrezzato, anche perché i familiari magari questa attrezzatura, questa cassetta degli attrezzi la notano solo in alcuni casi, invece è una cassetta degli attrezzi che in tutti i momenti del turno deve essere assolutamente presente. Poi è vero che c'è molta convivialità, apertura al territorio, sia con le scuole materne, con le scuole medie, ma anche con le scuole superiori, però più con le scuole materne e scuole elementari. Cosa facciamo? Facciamo un grande progetto di ingresso in RSA, quindi i bambini che entrano in RSA e i nonni che possono uscire, quelli che ovviamente sono in grado, a vivere queste situazioni. Adesso un po' più. Oggi è molto difficile, però la convivialità c'è anche in tutto un calendario di carattere animativo e partecipativo, sicuramente anche nei piccoli territori, in cui non solo la banda del paese, la partecipazione alla messa e altre attività che sono molto legate alle stagioni e alla stagionalità possono garantire una certa partecipazione anche dei familiari. E quindi questo sicuramente ci allieta rispetto ai temi che toccavamo poc'anzi. Grazie dottore, siamo arrivati al termine, il tempo è volato, ci sarebbero anche altre questioni interessanti da affrontare, come insegnare anche ai familiari a relazionarsi con le persone che sono all'interno di questa struttura, se devono cambiare delle modalità, insomma ci sono tante questioni che sono significative e che sono di sua competenza. Ringraziamo il dottor Mario Reficini, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo di Consorzio Etnord, perché non si occupa solo nelle strutture per anziani Friuli Venezia Giulia, ma tante altre in tutto il territorio nazionale. Grazie a voi di averci seguito, le informazioni le avete viste in sovrimpressione e comunque chiamate per avere qualsiasi ulteriore elemento informativo che vi può interessare. Grazie, buon proseguimento. Buona giornata. Puntate sono su web. Grazie.